Ciao bella gente, benvenuti per la diretta in cucina, per questa cena che prepariamo insieme in attesa che arrivi la nostra incredibile e meravigliosa, spumeggiante Eleonora. Secondo voi io so come si fa? Ah. Aspettiamo ancora un attimino, perché adesso secondo me sta tagliando le verdure e si connette. Ho aspettato tanto per fare questa diretta con lei perché mi ha dato tante tante buche che sta preparando un esame. E tra l'altro oggi anch'io ho dato un esame che per fortuna ho passato. Ah, eccola! No, aspetta, come si fa? Eccoti qua! Aspettiamo, aspettiamo. Eccole! Ciao! Che ci prepari oggi, gli agrippi? Ciao! Oh, ma io non ti vedo bene. Ciao! Aspetta, aspetta. No, aspetta. Eccoci. Dove Tu mi vedi? è andata? No, eccoti, sì, adesso sì. Tu mi Ok, vedi? adesso sì, mi si era impallato, quindi ho levato subito wifi, cose perché noi due siamo Anch'io, no. sempre. Siamo troppo Ciao potenti sorella! per sti mezzi. Ciao tesoro, come stai? Tanto mi Bene, tu? manchi. Infatti, Stanca. Mi sono truccata pure per l'occasione. pure te, pure io. Sì, Guarda, perché se mi presentavo com'ero mezz'ora fa, ho avuto un pomeriggio. Sai che ho avuto un pomeriggio? Si può di merda? Si può di Ecco, bene, cominciamo bene. Vai, io taglio le verdure intanto, tu No, ma racconta. infatti ho detto prima di iniziare a cucinare, io apro il vino. Oddio, ci ho già aperto, cara. Mamma mia, che bianco e rosso. Che te stai a aprire? Brava, ma io di solito lo bevo sempre rosso. Cannonau di Sardegna. Hai capito come? Non No, a io c'ho il. caso le origini, ragazzi all'ascolto, fatevi un bicchiere di vino, dai, giù tutti Dai, ma è insieme. proprio l'ora, ma sono le 7, anzi siamo in ritardo. Aspetta Certo, che. questa è l'ora. No, vabbè, guarda, Chi adesso c'ha io pure due questa cosa che. patatini, due olive, insomma, buttate giù quello che avete. Ma assolutamente, ma che. Allora, adesso aspetta che mi sia aperta sto Ciao a bianco, lo devo tutti, accettare. ciao ciao. Tu bianco? Io bianco, che è una cosa che non bevo mai, ma oggi ero da bianco. Oggi sono particolare, oggi mi sono arrabbiata con i miei figli tantissimo. Guarda, proprio ho bisogno di questo vino. Salute, amore. Quindi salute. Salute a te. Salute a voi anche, ragazzi, belli di casa. Ah, cominciamo. Buono. Allora, innanzitutto, che prepari tu? Allora, io preparo gli asparagi con le Oh, uova che buoni! poi, capito, ci metto sopra l'uovo alla cocca, tac, sopra l'asparago, insalatina di Buonissimo. pomodori, che poi ci faccio la bruschettina e poi faccio i fagioli con un po' di cipollina tagliata fina 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 Cruda. cruda. Buona, buona. Tanto ormai siamo tutti con la mascherina, uno si può mangiare Ma quello che vuole, guarda, dai. bellissimo, bellissimo! Brava, brava. Io Vari, ancora dici un non po'. sono così preparata come te in realtà, eh? Cioè, l'unica certezza è che devo necessariamente fare questi agretti con in frigo da forse una settimana, perché col fatto che io sto studiando, Lo so, in realtà infatti. faccio spesa con un sacco di cose buone che mi piacciono, formaggi freschi e poi non cucino, cioè tipo mangio un uovo fatto così, capito? La pasta con l'olio. Sì, certo, non te metti più a cucinare, amore mio. Quindi oggi ho staccato prima, grazie a te, così almeno posso fare gli Ah, meno agretti e male. gli spinaci. Buoni pure, brava, agretti e spinaci. Allora ti devo chiamare più spesso, così ti metti a cucinare e a fare le tue verdurine.
e faccio anche, cioè, mi faccio anche del bene perché almeno un po' di verdura, se No, sennò... la devi mangiare, non puoi mangiare solo formaggi, l'ovetto così, non va bene. No, 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 no. Bene, sono molto contenta. C'è tanto casino qui, adesso vediamo se si guarda. Forse no. Forse non era, ma noi abbiamo questo. Brava, esatto. Creiamo la pace dentro di noi, respirando senza alcun dubbio, ma pure. Bevendo del vino. Sorella Ho mia. talmente tante cose da dirti, talmente Anche tante cose da dirti, tra una che diretta, non no. c'ho voglia di dirti niente alla fine. Cioè, io ti vorrei guardare e bere e guardarti. Sì, e Basta. parlare solo di stupidaggini in realtà. Tipo, ma te le Sì. credi così? Fai così? Ah, esatto. No, È perché vero, veramente perché... io pure ho il cervello in troppa roba che poi quando becchi un'amica, non è che adesso io mi voglio mettere a parlare con te del libro, ma io non ce la faccio, io voglio dire così due stronzate, ragazzi, diciamo due stronzate. Senti, no, poi ci scrivono un sacco di cose. Domiziano ha Infatti... partorito, non lo sapevo. Sapevi? No. Mannaggia, io ho avvertito un po' di persone, mi sono dimenticata di scriverti. Ma davvero? E quel che ne è Sì, il maschio o femmina? maschio si chiama Lorenzo. Allora, Ma non l'ho che sentita. bello! Non l'ho sentita perché gli ho detto chiamami, ma mai più chiamata, quindi immagino che Vabbè, debba ma prendersi il suo dopo che hai tempo. partorito, Infatti, figurati. dura e No, no, dura. infatti. Infatti, l'avevo detto così, ma fammi sapere appena riesci. E Lorenzo, Ma quando? Quanto tempo fa? sarà neanche un mesetto, forse 2 o 3 settimane fa, credo, più o meno. Vabbè, Io ho perso un po' pochissimo. la bussola, ragazzi. Che mese stiamo? Che giorno è? Cosa sta Boh, succedendo? sì, Oddio, cosa aspetta, sta che mese succedendo nel mondo? Meglio siamo? non saperlo. Aprile. Io oggi ho fatto neuropsicologia, guarda che Ok, parlaci di questo, com'è andata? dura, 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 dura. Tante cose da imparare a memoria, non me ne ricordo già neanche una. Oh, sai quanto ho preso? 29. Caspita! Allora però Ma non se devi tu dire mi che non... dici fammi una sintesi, Non devi dire che non ti ricordi niente, che se adesso ti sta seguendo il tuo professore, come dice mia nonna. chiaramente. No, vabbè. Allora, mia nonna mi Può segue su essere. Instagram, piccolo aneddoto, che se ci sta Bella la guardando, ma nonna. guarda, sto facendo Ciao. il Brava. tempo. E lei, quando mi sente parlare dell'università, quando dico, oddio, non so niente, oppure ho studiato pochissimo, dice, non le devi dire queste cose, che se il tuo professore ti guarda, poi ti mette un brutto voto perché sa che non hai studiato. Perché il mondo gira intorno a Instagram, d'altronde. È proprio Considerando che così. nonna Bella di casa la nonna che ti guarda su Instagram, stupenda. Questo è proprio amore. grazie, lei mi guarda per cazziarmi, mica mi guardi per piacere. Ah certo, vabbè, ma perché ti vuole bene, è una forma di amore, di protezione. E quindi, allora, dai, mi sono già Abbiamo un ubriacata. Allora, aspetta un attimo. Perché stanno scrivendo tantissime cose, mi sembra scorretto anche non leggere, cioè. Leggi, leggi. Ma tante cose, non riesco a stare presso, aspetta. Allora, che bello non essere unica a fare gli esami, no? Eh no, cara mia, adesso ce n'ha. Quando è che è il tuo? Quando è il tuo? Io ce l'ho, ragazzi. Quando è? 26. Il 26, lunedì. Che, ricordaci che esame fai? Faccio letteratura inglese, che in realtà sono degli esami belli questi, di letteratura, di antropologia. Stupendo, Ho degli esami bellissimi. Però meraviglioso. Ah, che bello. diciamo che, come hai detto tu, sono 12 libri da leggere. 12. Quindi Tipo, te li ricordi? io ho la confusione in testa che tu mi dici il nome Mamma di uno e io mia. ti dico l'opera di quell'altro, capito? Tipo così. No, no, certo, sì, la confusione la conosco bene. Scusami, dammi dei titoli. Dei titoli di opere? Sì, che stai leggendo?
Allora, sto leggendo, praticamente le ho lette già tutte, ora le sto ripetendo. Allora, ci abbiamo Ulysses di James Joyce, Bello, beautiful. In English? in English, ed è Wow. là che te ce voglio, che quello già in italiano non si capisce niente, caro il mio In Joyce. inglese? In inglese io Bah. sto tutto il tempo col traduttore, lo capisci che passo più tempo sul traduttore che a leggere? No, Quindi, stupendo. Sei fantastica. per Brava. fortuna ho un professore che se mi sta guardando è no, ho un professore che al di là di tutto è amante del teatro e quindi su questo, al primo esame che ho dato con lui, tutto il programma era su Shakespeare, quindi proprio mi ha invitata a nozze. E anche in questo programma ha Fantastico. messo tantissimo di Beckett. Quindi io mi Ah, sono che letta bello. un sacco di opere che già conoscevo per l'Accademia, eccetera, eccetera, in inglese. Quindi ho letto Waiting for Godot, ho letto Endgame. Bellissimo. Beh, Sì. poi in lingua originale, ragazzi, non c'è niente da fare. Bisogna leggere in lingua originale, bisogna guardare i film in lingua originale. E perché non c'è un Però cazzo. ecco. Non c'è un cazzo. Ulysses anche no, tutte le altre bellissime. Ulysses, leggetevelo nella lingua vostra perché così almeno capite qualcosa. No, lo capisco, però mi dico, no, come l'attore, no? Quando tu stai lì che dici le cose che stai dicendo con la tua voce, col tuo strumento e sei lì con la tua intensità della voce che arriva dalla pancia tua ed eri lì con l'attore in quel momento, in quella scena, con la tua preparazione, no? E poi c'è qualcun altro che dall'altra parte del pianeta, in una saletta al buio così, che non ti conosce, non sa niente di te, del personaggio che, della ricerca, si mette lì e ti attacca le parole addosso, le sue, dette col suo strumento su di te. Cioè, no, no, i film in lingua originale, stessa cosa con gli autori, sono le parole che lui è andato a scegliere. Certo, no, no, è Giova. vero, ma infatti cambia un sacco Chiaramente, di cioè, però lo dico sapendo che io, non so, Dostoevsky in russo non lo leggerò mai e sarebbe stata una perdita enorme non aver letto quindi in Dostoevsky, inglese, no? facendo letteratura inglese è un po' più semplice. Vabbè, comunque bellissimo questo esame, stupendo, difficilissimo. Aspetta che devo un attimo Riparliamo la... quando è passato, però, che dici? A che ora ce l'hai? Bah, oddio, teoricamente l'appello inizia alle 9, ma siamo tipo la metà di 1000. Credo che passerò tutto il giorno a sudare, perché poi io reagisco proprio bene a questi momenti. Quindi sudo ciò che non ho, liquidi che non ho nel Anch'io, io ho corpo, dalle mani, cioè le dalle mani mani, tipo che... i piedi, cioè, poi tipo sudo, ma ho freddo, cioè tipo sudo, ma ho le mani gelate, capito? Cose così. Quindi benissimo, Amore, ed è bello. alle 9, ma chissà Alle quando sarà 9, il ma chissà turno. quando lo farai. Che quella poi è la cosa più faticosa, no? Cioè tu stai lì che sei tutta pronta, L'attesa. preparata, attesa, te logora. Tremenda. Vabbè, amore, Anche se sarei bravissima. Hai sto provando a leggere un po', eh. ragione, infatti. Come ti capisco, Leonora, eppure passa sempre tutto. Hai ragione, ma infatti questa è la mia filosofia. Proprio nei momenti peggiori in cui dico, Madonna, no, no, io non ce la... Ma perché mi sei spinta? Ma che fama? Dove porta? Nulla dura per sempre. Esatto, io lo Per penso tanto. fortuna. Cioè, questa cosa farà parte del tuo bagaglio, ma non sarà più l'unica cosa della tua vita, come magari in questo momento. Quindi... No, Lo infatti faccio è vedere così. No, molto. è proprio... Mi ricordo che c'era tipo una di questi aneddoti sulla vita, per cui andava il re che cercava la risposta, no, alla vita, qual è il segreto della vita, come si fa a vivere, come si fa a vivere bene. Alla fine, dopo tutta questa ricerca, non te la racconto perché non me la ricordo, però la risposta che gli diede il grande saggio era nulla rimane, tutto passa. E questo però è veramente un grande conforto. Certo, beh, per le cose che sì. Poi anche sì, anche di tutte le cose belle passeranno, sì, però come dire, ci insegna quella meravigliosa cosa di lasciare andare, cioè no, di vivere così con le mani aperte, va, le cose arrivano, vanno, vengono, io sto qui, così Sì. osservo. No, è Bello vero a però, dirlo, ma... perché mi rendo conto che magari questa è la più grande ansia. Cioè, voler
no? Avere le cose. Io un po' ce l'ho, cioè di mio, dico. Quindi a volte dico, porca miseria, Eleonora, cioè, stai calma, perché tanto questa cosa tra 5 anni, io dico proprio così, mi dico, Eleonora, tra 5 anni tu questa cosa ci riderai sopra. Cioè. Leonora, ma aspetta, te la faccio io una domanda allora. Chiudi gli occhi un attimo, respira bene in pancia. Dove sarai tra 5 anni? No, dove sono? Non lo so, perché sennò mi viene l'ansia anche per quello. Da qualche parte sarò. No, Esercizio di visualizzazione, amica! non sono pronta. Allora, Non ho fatto neanche il calice, non l'ho neanche finito. rifacciamolo, prendi il bicchiere in mano, bevi, sarai tra 5 anni? Spero non rinchiusa in casa. No, tu devi stare lì, capito, con la testa, respirare, visualizzare. Tipo, una volta me l'ha fatto un'amica così, no, a bruciapelo. E io ti giuro, ho avuto l'immagine precisa di essere su un terrazzo al mare, con davanti il mare, ed ero su questo tavolo, no, circolare da sola, che ero seduta lì a guardare il mare e mi. Come immagine anch'io ho avuto il mare, ma è troppo Anche vaga tu? l'immagine. Vabbè, però ci hai avuto, quindi l'hai visto. Hai visto qualcosa quando te l'ho Sì, chiesto? il mare, la spiaggia, il mare, sì, però Quindi ecco, tra abbiamo 5 anni sarai al mare. perché, beh, oddio, desto passo, mi auguro di sì, insomma, ad aprile al mare, sì. Aprire al mare? Bello. Allora, dai, adesso lo sai, tra 5 anni sei al mare, quindi metti Dove l'anima sei in tra pace. 5 anni? Te l'ho detto, pure io ero su questa E terrazza che no, ho guardavo i miei capito, ma figli erano correre 5 anni e ero di in uno tempo stato fa. di grande. No. Ma quello che ho visto era il mio stato d'ansia, cioè il mio stato di come ero arrivata su quel tavolo, cioè come ero seduta su quel tavolo. C'era una presenza, una forza, una serenità di aver lasciato andare tante dinamiche che tu anche conosci, che ero riuscita, no? E quindi mi stavo a godere i bimbi che giocavano sapendo che ero una gran figa. Però Capito? caspita, è stata molto lungimirante, no? Io non ho avuto tutta questa. Non te lo sei concesso, no? Non te lo sei concesso, amore, non te lo sei concesso. No, perché L'hai adesso così voluto gestire. mi imbarazzo farlo adesso qua così. Poi quando Lo saremo io capisco, e ci te là sono solo davanti. 968 persone che ti Appunto, aspettano là. appunto. Lo posso capire. Se poi dico mi vedo in una sauna finlandese, cioè, capito? Non si possono dire determinate cose, scusa. Con chi ti vedi tra 5 anni? Capito? Capito? Quella è una cosa che ti dirò solo a te, davanti a un altro bicchiere di vino, su una vera spiaggia a Fregene, mentre se mangiamo due spaghetti alle Oddio, che bello! Oddio, che vongole. Questa è bello! l'immagine. Ma lo sai che ho ribeccato la foto di quando stavamo a Fregene a mangiarci lo spaghetto alle vongole con i miei bimbi? Ho Ma fatto vedere la foto di zia Lolla. Eh? me l'avevi mandata, mi sa, quel giorno. Ah sì, ecco, infatti. Aspetta un attimo. Ah no, è tutto chiuso. Ah. Chiusa a Senti, chiave. un'altra domanda a bruciapelo. Respira. Tu devi dire la prima cosa che ti viene in mente, Oddio, ok. ok? Io Ok. sono fragile in questo Te già momento. c'hai l'ansia. Tu sei Certo. fragile in questo momento. Sì. Perché? Che c'hai, No, amore? Per no, beh, l'esame? sì. Però vai, puoi dirlo, puoi provarla a Lo so, fare. ti ho beccato, lo so bene che sei fragile in questo momento, anch'io estremamente. E va bene essere fragile, a parte così, non c'è niente di male. Anzi, questo ti verrà ancora meglio. Allora, hai letto il libro? Sì, l'ho letto, non l'ho letto tutto. Non è vero, non l'hai Giuro, letto. te lo giuro, ma te l'avevo anche detto. L'ho letto finché ero a Milano, poi sono venuta a Roma e l'ho messo nel mio. Guarda, l'ho preso e ce l'ho dove ero rimasta.
mica ti dico una Brava cavolata. cucciola, brava cucciola, brava. No, figurati se ti dico una Senti, stupidata. no, perché ero curiosa, perché comunque c'è un sacco del nostro mondo lì dentro. Sì, beh, E la parte che ho letto io, sì, moltissimo. che cosa hai sentito, cosa hai pensato rispetto a questa cosa? Cioè, tu chiaramente c'hai altri ricordi rispetto a quelli che ho io, perché tu avevi un'altra età anche quando eri lì dentro, no? Totalmente. Allora, però aspetta, posso fare una premessa? Che Certo. magari non tutti sanno che stiamo parlando del tuo libro che tu hai scritto. Ok? Io infatti l'ho portato perché volevo dire che questo qua è il tuo libro. Tu ce l'hai là? No, manco l'hai Sì. preparato te. No, no, ma c'è la bella. Ah, Ce l'ho bella! pure Guarda quante Margot! po' Quante troppe, Margot! po' troppe. Quindi, vabbè, ragazzi, niente, questo è il libro di Margot e appunto io non l'ho letto ancora tutto perché mi è arrivato quando stavo a Milano, che bella tranquilla, mi sono messa a leggerlo la sera. Poi sono arrivata a Roma, mi è presa la strizza, ho messo da parte tutto quello che è la mia vita e mi sono messa a studiare. Nella parte iniziale del libro, invece, io pensavo costantemente ad una cosa. Che coraggio! Pensavo che dicessi che palle. No, Oddio, ti che giuro, mi coraggio, dicevo, non è mamma. Che possibile che l'ha fatto, non è possibile che l'ha veramente ha fatto. scritto sta roba. No, nel Immagino. senso che veramente c'è una schiettezza nel modo in cui l'hai scritto. Che non è da libro, cioè, nella mia vita mi è capitato di leggere altre biografie, no? Di personaggi che scrivono la loro biografia, il loro libro, no? Ed è sempre cioè, bello, nel senso che sono delle storie di vita, cioè tutte le vite sono delle storie, no? Interessanti da leggere. Però c'è sempre un po' quella cosa di. È una storia scritta per un libro. Non so se mi capisci, no? Capito. Invece qui non so, ecco, su questo ci ho riflettuto prima mentre mi stavo preparando per la diretta e mi sono ri ricordata un po' il libro e ho detto, forse io mi sono sentita così perché un po' parlava di cose che sicuramente in maniera totalmente diversa, però di cui ho fatto parte anche io. E che un pochettino, cioè alcune immagini io ce le ho di te in quel periodo. E leggendolo ho capito l'immagine che io avevo, che ovviamente era un'immagine distorta perché io ero una ragazzina, una bambina, non ero in grado di capire il perché una ragazza che all'epoca ci aveva la mia età di ora, o anzi forse anche più piccola, no? Io avevo quell'immagine. E quindi, innanzitutto, alcune parti mi hanno emozionata tantissimo e mi emoziona parlarne adesso. Per me non hai idea di che cosa vuol dire sentirti dire questo, cioè sentire il tuo commento sul mio libro è tantissimo per me, Ele. No, e per questo a parte che per questo che ti dico che io non l'ho ancora finito e non ti avrei mai detto una bugia, figurati, anche perché non è che. Però per quella piccola parte che sono 35 pagine, io dentro di me dicevo: no, non è possibile che l'ha fatto, non è. È una Sì, lo roba so, che è richiede proprio non è. veramente. Tanto coraggio e mi ha riportato a rivedere una cosa. Ecco, è come quando vedi un film e lo rivedi una seconda volta e dici, ah, ecco perché ha fatto questa cosa, Certo, lo vai a capire ecco più a perché ha preso fondo. questa decisione, ecco perché ha detto quella cosa, capito? Certo. Hai capito delle cose che magari non avevi capito strada facendo, perché comunque sono stati tanti anni. Tu eri molto piccola per molta parte di quegli anni lì.
Sì, non avevo, e ovviamente tanto di questo io l'ho scoperto un po' dopo, quando entrambe siamo cresciute e tu hai cominciato, no, a confidarti con me in maniera più amichevole e non come magari l'adulta con la bambina. Però ovviamente non così, perché non essendoci in quel momento era inutile, no? Riprendere dei pezzi che Certo. ormai erano lontani. Certo, E certo, certo, certo. Che quindi ecco, bello quello che hai detto. la verità con cui hai affrontato delle cose che io personalmente, che comunque penso di conoscerti un po' di più rispetto a tante altre persone, la verità con cui l'hai affrontata per me è stata una doccia fredda, proprio, no, davvero mi ha fatto questa impressione. E dentro, mentre lo leggevo, dicevo: Madonna, che coraggio, che coraggio. Che matta, no, hai ragione, hai ragione. Ma guarda, allora intanto mentre parlavi e dicevi queste cose, vedevo anche la gente che diceva: ma rispondete anche a quello che vi diciamo. E quindi sì, vi rispondo perché ho visto un paio di cose mentre dicevate. Questo, stiamo parlando di questo libro che si chiama Respira, e che ho scritto, che è uscito il 25 marzo e che parla di tutto il mio percorso all'interno, chiaramente, del medico in famiglia. C'è cioè una grande parte del medico in famiglia che poi arriva. Quello è come dire un mezzo per capire come io poi sia arrivata allo yoga, come io poi sia arrivata a tutto il mio percorso, no, spirituale, che adesso sta a fare la cazzona perché lo sono anche profondamente, però c'è tutto no, il perché poi sono arrivata a diventare insegnante yoga e perché credo così fortemente nel respiro che possa davvero essere la chiave di un cambiamento importante che penso dobbiamo fare adesso, ma perché abbiamo una responsabilità rispetto al nostro pianeta anche. Quindi bisogna svegliarsi a un certo punto. E quindi sentivo che avevo qualcosa di urgente da dire, che però in realtà era scattato nel momento. Io questo libro l'ho iniziato a scrivere 10 anni fa, perché sentivo Lola che Eleonora. Scusa. Poi io sono Eleonora. folla, che Lolla, bene. Lolla. Che praticamente. Anche nel tuo libro sono Lolla. Anche sì, è vero, hai ragione. Hai ragione. Sei Lolla. Sei Lolla. Che c'era come se per me il successo a un certo punto è stato come il mettermi su un'isola e quest'isola si fosse dispersa nel mare, io fossi rimasta in questo mare con il mondo che mi guardava dalla terraferma e che diceva: guarda, guarda, questa è famosa, guarda, guarda, quella c'è, cioè quella no, del marito in famiglia, c'è cioè Maria. E questa distanza che mi aveva messo rispetto al mondo mi faceva molto male. Non sapevo bene come avvicinarmi, come creare un ponte, e quindi ho deciso di essere molto onesta, anche perché sentivo e pensavo che c'erano tantissime idee rispetto a quello che potesse essere, no? Crescere su un set che è stata la nostra fortuna, e ne siamo entrambe consapevoli, che però ha avuto due facce, come ogni medaglia, come ogni medaglia. E pensavo che l'altra faccia fosse ne fosse poco parlata e che questo portasse. Come dire, cioè, quando si è ignoranti da un certo punto di vista su un argomento, si fanno a volte le scelte sbagliate, pensando di stare andando a fare quella roba lì. Quindi io volevo dare più informazioni al riguardo affinché venisse, cioè, noi non siamo meglio degli altri, no? Non siamo meglio di nessuno, siamo state molto fortunate, ma in qualche modo c'è, cioè, come è stato dato uno status che è venuto da questa esperienza del marito in famiglia che ci ha distaccato dagli altri, ponendoci su un Olimpo in qualche modo, distaccandoci dagli altri, no? E sarebbe bello se invece quel successo lì fosse visto per quello che è, come una fortuna, un lavoro impegnativo, ci siamo impegnate tantissimo, non siamo andate a scuola, ci sono stati dei grandi sacrifici, anche scuola, abbiamo studiato, ci siamo impegnati, insomma. Però, come dire, riabbassiamo tutto alla verità. E l'unico modo che avevo a disposizione per dire quello in cui credo e per incitare anche gli altri a fare, come dire, a prendere consapevolezza della propria esistenza era dire la verità, perché altrimenti non sarei mai potuto arrivare a farti riflettere su qualcosa. Quindi io mi aspetto delle critiche pesanti, e lo so che sono stata a volte eccessiva nelle mie parole, però è quello che io sento. Come se io e te ce lo stessimo dicendo senza nessuno che ci vede e ci sente, no? Stavi parlando, tra l'altro, mi è venuta in mente un'altra cosa che ho pensato a volte mentre leggevo il libro. Caspita, sai che adesso, ora,
un po' mi ci vedo in alcune cose che dici. Cioè, purtroppo, tanto c'è scritto là e tanto è la verità. Purtroppo quello che dici, no? Del personaggio, del fatto che le produzioni no? Non ti guardano, che quindi ad un certo punto tutto è il tuo mondo, cioè quello è il tuo mondo da cui tu sicuramente volevi fuggire per tanti altri motivi, però comunque era, no? Era un'ancora, per me probabilmente lo è stata proprio fino alla fine. E poi tutto svanisce e tu però rimani, cioè tu persona ci sei, Certo. e non è quello che ti definisce, non è che quello finisce e tu finisci, anzi, Esatto, cioè esatto, esatto. tu lì cominci ed è tanta roba e quindi sì, per No, beh, me. l'hai sentita, quindi l'hai sentito questo riscatto, cioè che a un certo punto tu un giorno sei uscita, beh, ma tu no, amore, perché tu c'avevi 2 anni, cucciola mia, quando hai iniziato? No, Però, io non ho cioè, il distacco. no, perché tu l'hai sentita, Però però, sono cioè, tu ci sei cresciuta tipo. dentro. No, Aspetta, no. che io devo piare i pomodori perché qua comunque io do da mangiare a degli esseri umani. Esatto. No, io non l'ho sentito dall'inizio, però ecco perché ti dico, io ora forse mi rivedo, cioè non mi rivedo ovviamente percorsi diversi in quello che tu scrivi della tua adolescenza e del tuo momento, no, all'interno di medico, di set. Ma mi rivedo ora in quello che è successo a te, forse 6 anni fa, 5 anni fa, quando hai cominciato ad elaborare queste cose. Perché? Mi rivedo in questa cosa della In definizione cosa? di te. Cosa? In cosa esattamente ti rivedi quindi? Che definizione? Nella definizione di te come persona, quindi io come Eleonora, che forse voglio fare attrice, forse no, che forse la mia strada qual è, che però non ho tutta questa libertà di essere, perché agli occhi di qualcun altro io ormai sono la vecchia cara e carina di me, capito? Certo, e quindi tu non sei neanche libera di sentire qual è la tua volontà, talmente il pensiero esterno è forte e ti comprime, non ti fa ascoltare quello che tu vorresti invece essere, cioè sono attrice, sono... cosa sono? Tu parli 10 anni fa, no? Quindi più o meno è cominciata per te, cronologicamente, dico, questo cominciare a voler qualcos'altro, il tuo famoso dire di no, giusto? Beh sì, forse un pochino prima perché mi era morto papà, però comunque lì è iniziato a esserci la necessità di parlarne. Sì, esatto, no? Quindi. E a comprendere E quindi. e coincideva con il tuo. No? Non possiamo negare che medico per noi sia stata una cosa pesante, pesante nel senso che grande, una cosa grande per la nostra vita. E quindi che Schiacciante. la fine di medico, che per te è stata una scelta, per me non lo è stata, che la fine di medico in qualche modo sulla nostra vita personale, lavorativa, di crescita, di carriera, no? Quindi di evoluzione, sia stata una fine importante. E tu ti Certo, sei un svegliata lutto? qualche anno Tu dici un lutto? fa. Ah, oddio, non so se definirla un lutto sia la cosa. Sicuramente è una cosa che finisce. Da cui devi riprendere, da cui devi rinascere in qualche modo. Ecco, questo sì. Perché ti ha definito in qualche modo, quindi tu fuori da quello devi trovare chi sei, Esatto, e devi senza dare la tua ascoltare. definizione al mondo.
Certo. Perché la cosa, proprio, secondo me, il click non riesce ad aprire. Bello che facciamo i discorsi filosofici. Stavamo a parlare di fagioli. Sì. Esatto. Secondo me il click è proprio che l'unica diversità che c'è tra di noi, diciamo, noi che abbiamo fatto questa esperienza di vita e qualcuno che non l'ha fatta, è che tu sei già definito dal mondo. Cioè, capito? Io quando comincio l'università, ora te la faccio proprio banale, ho capito banale, cosa poi vuoi dire. No, no, ma invece è molto chiaro ed è molto doloroso anche quello che stai dicendo. È molto capito? doloroso. Tu agli occhi del mondo, sia... Sei già quello, sei definita. Sei già T'abbiamo quello. capito. Ciao. Ciao, abbiamo capito. Tu sei quello, ok? Oh, prossima. Sì. Capito? Che sia bello o brutto, cioè, sicuramente ti porta anche tante persone che Guarda ti... quanto affetto. Più Guarda che quanto ti... affetto. Comunque Esatto, sai che questo esatto. comunque non è vero e che comunque questo è, cioè, è chiaramente molto vero, ma ti fermerà solo nel momento che decidi che ti fermerà. Perché nel momento che tu invece senti e scopri la tua vera identità, quante facce c'hai, decidi... Aspetta che stanno venendo i miei figli. Sì? Papà dov'è? Ah, non lo so. Eh sì, infatti, vai a cercare. Adesso chiediglielo. Masterchef, esatto, Masterchef degli Agretti. Ragazzi, ma siete entrambe scalze a piedi nudi? Oh, Guarda, Dio, se ne sei esce un questa cosa fetish dei dei piedi. piedi. Se Sei un ne fetish esce. dei piedi. Te lo faccio vedere immediatamente Ma come sei. tanto, eh? Così Quei ti piedi passa. tanto, non lo sapevo. Faccio vedere. Oh my god! Che calor! Fa un freddo cane qua. Vabbè, senti, Di questo. comunque lo Poi in so, amore, questo. io non vorrei che questa cosa ti fermasse, però, nel momento che però tu prima di tutto capisci qual è la tua No. identità, che possono essere tante, non deve essere una. Però assolutamente, ma assolutamente, ma tesoro, cioè, ma staccarmi la pelle di Maria è stato un processo lungo, è stato un processo dolorosissimo Questo ti e lunghissimo. Brava, io questo ti sto dicendo, che io mi rivedo in questo che scrivi, in queste cose che scrivi e che dici con una verità senza mezze parole. Ecco, in Ma che questo mi mezze rivedo. parole dobbiamo usare, minchia. Brava, brava, non ce ne stanno. Però con comunque la serenità, e questo, e questa anche è una grande fortuna che ho, di dire appunto tra 5 anni non ce l'avrai più questo problema, perché o sarai diventata qualcun altro, oppure sarai diventata comunque qualcuno, no? Che, per cui vale la pena stare qua ed esserci, capito? Cioè io non mi faccio il problema di non No, essere no, più. certo, ma non sono, ma non so, ma certo, ma questo è chiaro. Però possiamo ammettere che è un momento di fatica, la Esatto, transizione, un momento di questo. fatica. Questo è un momento sì, di fatica, perché devi un attimo ritrovare l'equilibrio. Cioè, prima stavi con i piedi di piombo e adesso non c'è più niente qua sotto, c'è un filo. Certo, che è elettrizzante, eh? È elettrizzante perché tu trovi i tuoi piedi. Abbiamo detto piedi. Sì, certo. Mi vedete? Ecco. Era bloccato tutto, ma ti eri bloccata tu o io? Non Sì, lo perché so. mi hanno chiamato e ho risposto sbagliando. Allora, aspetta un attimo. Perché? Troverai i tuoi piedi, abbiamo detto piedi, le tue radici e sarai elettrizzante e fa molta paura. Fa molta paura perché è bello anche avere una linea guida, qualcuno che ti dice, allora tu sei questo,
Quando te lo dicono ti senti imprigionata, però è anche confortante, no? È una comfort zone stupenda in cui stare. Ma non funziona Certo. così. Invece troverai i tuoi piedi e farà paura e sarà bellissimo e non vediamo l'ora di vedere i tuoi piedini. Basta. Senti, ti volevo dire una cosa. Ma lo sai che mi ha chiamato? Io mi sono emozionata tantissimo perché tu lo senti spesso. Io non lo sentivo da 8 anni, non lo sentivo. Lino. Quando sono stata ai soliti ignoti, mi ha chiamato Lino. Prima mi ha mandato un messaggio dicendo: il tuo nonno è fiero di te. Io non neanche avevo il suo numero di telefono, quindi però ho capito subito che era lui. E poi l'ho sentito al telefono, ma mi sono messa a piangere. Sono messa a piangere perché ero troppo emozionata di sentirlo. Lui sempre ha una scheggia pazzesca, stupenda, già con le idee della prossima serie. Del Sono medico in contenta. famiglia mi ha raccontata, Madonna, io ero troppo contenta di sentirlo. Mi ha detto che a te ti sento ogni tanto, ma erano 8 anni che non lo sentivo. Mi ha detto le sue nuove idee per la prossima serie del medico in famiglia. Geniale, tra l'altro c'ha un'idea geniale. Lui ha scritto la sceneggiatura. Ma che gliela facessero fare? Perché, capito? E quando vedi comunque una persona che cosa deve chiedere di più? Che anche lui rimane così ancorato nel cuore e nella mente e nella quotidianità e nella tranquillità in tantissime, ma soprattutto nel cuore di dire no, una roba così perché la pancia, le cose, mi sento che mi manca un pezzo. Là vuol dire che non è facile. Non è facile, non è facile, amore, non è facile. Sono stati quasi 20 anni di vita, nella vita, negli anni della formazione di chi sei tu. E non è facile. Non che per gli altri non lo sia anche, cioè comunque trovarsi in questo mondo è una roba veramente molto complessa, molto, molto complessa. Ma Perché infatti la quello che cosa proprio peggiore che è succede, cosa? scusami. No, perché la cosa peggiore che succede è che magari gli altri non ce l'hanno definito come noi, no? Qualcuno non gli dice tu sei Maria, tu sei Annuccia. Però gli Esatto. propongono questi modelli, gli dicono ok, vuoi essere questa o questa? Hai queste scelte? Questa o questa? No? E non è facile neanche lì, cioè i messaggi purtroppo che ci vengono inviati sono proprio... Che volevi Essere dire te? totalmente liberi. E quindi niente, il libro di Margottina. Allora, lo trovate su Amazon, ma fammi fare un po' di pubblicità. Lo trovate su Amazon. Se no, Su sulla mia. Amazon. Su Amazon, se Ve no, lo sulla mia. rifaccio vedere perché qualcuno ha detto: cosa è successo? Sono appena entrato. Questo è il libro di Margottina. No, amore mio. Questo è il libro di Margottina, si chiama Respira, alla ricerca della calma nel caos. C'è su Amazon, c'è sulla mia bio, nel link della bio c'è sta quello. E basta, niente. Io già sto a pensare al prossimo. Stiamo messi bene qua. Ammazza, oh! Devo dare una calmata. Sono tanto stanca, vorrei tanto Vedi, dormire, invece no. tra 100 anni ci sarà qualcuno disperato come me che sta facendo una diretta e che dice sto a leggere quella Sigabboni, che nome sta? Ma come si scrive poi Sigabboni? Che sicuro lo sbaglio all'esame! Tanto pure quella! Ma che se fumava per scrivere tutte queste cose? Che è quello che io penso quando leggo Beckett e dico: tu sei pazzo, Samuel, tu sei pazzo. Sì, totalmente lo era. Sì. Orgogliosamente pazzo, Porca miseria. meravigliosamente pazzo. Evviva i pazzi, evviva, evviva. Quindi, Vabbè. sei penna lesta. Su penna lesta, no, più che altro non riesco a star buona adesso. Cioè, sento che c'è talmente tanto fermento in questo momento su questo pianeta, con questo Covid che ha smosso talmente tanta roba rispetto proprio a questi argomenti di benessere, di cos'è la nostra vita, cioè delle grandi domande, no? Questo Covid ha smosso talmente tanta roba, la gente in silenzio con se stessa, chiusa in casa, cioè è veramente un momento di enorme fermento spirituale, emotivo, umano.
cui non riesco a star ferma adesso, cioè devo... sono in fibrillazione. Vai allora, brava amica. Brava. No, faccio, c'ho pure due creature da tirare su. Ecco, che quello Mi hanno insomma. fatto sclerare. Che oggi si è fatto scherzo. Infatti, ribeviamo così. Quando si parla dei tuoi figli, beviamo. Bevo anche io per te. Brava zia che sei, che brava. Tu sì Magari che potessi capisci. essere una zia presente per tutti i miei farsi. Mamma mia, quanti ce ne hai. Come sta, Miki? Miki sta bene, Perseo sta bene, c'hanno le Perseo si chiama il bimbo, non me lo ricordavo. galline, Perseo, c'hanno Bellissimo. le galline, Giardino, No, è il mio sogno, le galline, è il sì, mio anche il mio, sogno. lo Che so, bello, lo che abitano in bravo. questa casetta vicino Colonia e hanno questo giardinetto e sono Bello. pieni di animali, loro hanno due cani. Anzi, no, poverino, adesso ne hanno solo uno. Un cane, hanno i porcellini d'India, il gatto e adesso hanno Che le galline. bello. E quindi lui mi chiama e mi dice: Dio, che carini! E fa il verso. Ma già parla. Ah, Ma no, delle non è paroline. possibile. Dio, Dio, dice: Hola, hola. Hola. Quanto c'ha? Ha fatto 2 anni a dicembre. Ah, perché lui è un bellissimo, meraviglioso sagittario. Sì, noi siamo pieni, tutti a dicembre. Era il mese migliore, scusate, sono un attimo di parte. A che Allora, vuoi? che Dobbiamo parlare di marzo? Vabbè. io... Marzo, no, per carità, il mese più potente che ci sia su questo pianeta. Appunto. Cosa devi fare? Dimmi. Respira e dimmi cosa devi fare. Vedo che devi fare qualcosa. Penso che io debba... apparecchiare la tavola, dare da mangiare ai miei figli e questo penso che lo debba proprio fare, cucinare le uova. Ok. Finale le uova, sì. Credo che sia arrivato il momento, sono un po' ubriaca. Fatto ubriacare Margot, ragazzi. Non sono proprio abituata, ero proprio tanto stanca poi, cioè non ho neanche pranzato oggi, amore, hai capito come sto? No, non si fa però, Non scusa, si tu mi fa, dici sbagliatissimo, sbagliatissimo, sbagliato, sbagliato, non c'ho avuto tempo. Perché io voglio essere una mamma presente e quindi corro e non pranzo e sto lì con loro, poi mi fanno arrabbiare e urlo. Forse questo perché non hai mangiato, circuito nervosità. c'è qualcosa che non funziona. Vabbè, ma anche di questo parli, no? Dici Certo. ad un certo punto, dici una cosa, non la sto ricordando, in cui dici però va bene così, va bene anche se siamo così, se abbiamo questi buchi nella rete di cui Meravigliosamente parli. imperfetti. Esatto. No, assolutamente, però cioè, è chiaro che mi devo continuare a evolvere, mica sono arrivata. No, E certo. quanta strada c'ho da fare, quanti Ma buchi, chi è? Chi? Ma quando è che si ma arriva? nessuno, ma sai che noia se già sei arrivato, ma che Quando palle, arriva? Ma non si ma arriva. che palle, ma non si arriva mai. Prossima volta parleremo di un libro che si chiama Luna Rossa Ok. e sono abbastanza ubriaca da dirlo. Perché è un tabù, non lo puoi dire. Però io adesso lo dico, perché Porca sul miseria. ciclo mestruale. Ho fatto fare un caso Margot. Sul ciclo mestruale. È un tabù dirlo. Nel Sì. Sì, 2021. Beh, cioè, è strano, no? Dire ciclo mestruale. è Io voglio fare vero. una diretta sul ciclo mestruale, invece, ok? E vorrei che partecipassero anche i maschi, perché è molto, molto importante che voi sappiate che cosa siamo noi donne. Molto importante. Ma questo libro è abbastanza rivoluzionario, se ti devo dire la verità, eh? Perché ci hanno preso in giro sul nostro potere, Eleonora. Quante volte ci sentiamo in colpa perché non siamo brave, non siamo organizzati. Io oggi ero emotivamente non gestibile e capivo che era sicuramente secondo al mio ciclo, perché non posso sempre essere lineare. Io sono ciclica, sono una donna, sono ciclica. No, ma è stupendo. Tu non sai che gli facevano alle donne nel passato quando arrivava il ciclo, era vista come una cosa terrificante, altro che streghe bruciate.
E noi veniamo da Sì, quella roba lì. una cosa un po' che dice, oh Dio. È vero, non si può E parlare, poi, invece ne ma parliamo. che poi è quello che genera la vita, cioè nel senso, se noi non avessimo questo ciclo, Certo, siamo folli, stiamo parlando. ma pensa quanto boicottamento di questo elemento fondamentale della nostra vita fate, e quindi della nostra essenza di donne. Per È quello noi siamo vero. ancora impaurite, schiacciate, silenziose, qui col trucco per essere accettate. Per quello, perché è stato fatto un lavoro veramente molto, molto, molto intenso per schiacciarci e toglierci da quello che siamo, da questo contatto che abbiamo col pianeta, con la Luna, poi, con la natura. Forse è ora che io vado a cucinare e apparecchiare perché, vero? È ora. Forse adesso così su due piedi perché ne succedono troppe per parlarne un attimo così tra un aggretto e un altro, insomma. Ma Ma tu li stai ancora comunque, pulisti, Agretti? ma Ma quanti la palla Puglia Agretti c'ha? Gretti, posso dire? Cioè, stavo facendo ora una Ma ne considerazione, cioè, stampa è uno a ora che uno, sono Puglia però. Gretti. Ma che, cioè, tra poi, ma sai, canti ragazzoncina, gli fai la ninna nanna, sti No, e Agretti. Ma io forse prendi il sta. coltello e li tagli. E quanto tempo c'hai No, perché non per? voglio sprecare, scusa. Così prendo e infatti ho tutte le unghie verdi, guarda che schifo. Sei fantastica. Vabbè, io niente, allora io adesso sarò Lolla qua Salva Agretti fino a ora. ti chiamiamo. Lolla Salva Agretti. Esatto. E niente, io adesso salva la diretta, Margot, per favore, perché io ho Oddio, che ricevuto responsabilità. 84.000 messaggi. Ok, ce la faccio, ce la Ragazzi, faccio, se ce la la faccio, diretta non ce la sarà faccio. salvata, sappiate che è tutta colpa di Margot. Ok. Io Va ve bene, ok. lo dico lì. Eppure ubriaca, quindi insomma, perdonatela. Se io non ci sono riuscita è il ciclo della luna in cui sono, quindi Spiego vediamo. dell'altro. Esatto. Che bello, Va bene. grazie, grazie, grazie a voi, che Ma belli che sì, siete. Poi loro grazie a sono lì che ci te. ascoltano. Mi sento. Grazie, salvo la diretta. Sì, ti Ok. amo. Faccio una foto dopo dei tuoi agretti, ok? Sì, vabbè, Ciao, te la bellezza mando. mia. Grazie, Ciao grazie a perché mi hai dato un tutti. attimo di momento di distacco che mi serviva, se no non me lo sarei mai presa, mai. Sono contenta. E mangia gli agretti e pure gli spinaci, eh? Mo' mi ripagno. E voi comprate il libro di Margottina su Amazon? Grazie, amore mio. Buonanotte. Buona cena! Ah, giusto, dopo. Ciao, amore mio. Grazie I a love tutti, you. vi I vogliamo love bene! you. Grazie, Ciao, grazie, ciao, grazie, grazie, grazie.